giù le luci, sul sipario, e che lo spettacolo cominci. La magia del teatro è proprio questa, e non importa allora se il palcoscenico è dentro una bella struttura, se ci sono i fondali, se i camerini sono addobbati a dovere. La vita comincia a scorrere lì davanti a noi e ci ritroviamo immersi nella storia. Fuori dalla scena più nulla, un'esperienza che oggi più che mai la Riccitelli vuol far vivere al proprio pubblico. Una sfida per gli artisti, chiamati a far dimenticare tutto il resto. Fyodor Dostoevskij trova la via d'uscita da quella condizione dello spirito umano che lui chiama il sottosuolo. Abbiamo cercato, insomma, di rendere il tutto il più comodo possibile per i nostri abbonati che dopo tanti anni si sono dovuti allontanare dal centro di Teramo. D'altra parte San Nicolò è parte integrante della città di Teramo, quindi, come diceva lei giustamente, una sfida, noi ci crediamo, siamo convinti che i nostri numerosissimi abbonati capiranno e, perché no, possano trovarsi anche meglio e più, per così dire, felici di affrontare questa nuova esperienza, esperienza di portare il teatro a un palasport, però nello stesso tempo un palasport a teatro, come abbiamo detto fin dall'inizio, perché è un qualcosa di particolare, di diverso, però insomma in considerazione dei grandi artisti che parteciperanno, insomma delle produzioni importanti, siamo convinti che insomma il tutto stia dalla parte non della Riccitelli ma di tutta Teramo.